Cari amici della Villa Bigoni, care amiche, gentili soci, questo è un nuovo capitolo del dialogo europeo, un format che la Villa Bigoni ha inventato, per così dire, durante il periodo del Covid e che abbiamo continuato, ed è nostro interesse di presentarvi o nuovi libri o interlocutori interessanti in questi brevi dialoghi al quale oggi saluto con particolare cordialità e amicizia il nostro collega, ex collega della Villa Bigoni, professor Michele Vangi. Con me sarà presente per la Villa Bigoni la dottoressa Annalisa Grazian, collaboratrice scientifica, relatrice, pardon, referente all'interno di uno dei progetti di ricerca e di policy che la Villa Bigoni sta svolgendo grazie ad un extra finanziamento da parte del nostro Ministero federale. Ora, Michele Vangi è studioso di letteratura e professore associato e lettore presso il DAAD, e quello che lo rende per noi particolarmente caro ed interessante è la sua pluriennale esperienza come docente a Kiev. Lui ha studiato letteratura germanistica a Bari, a Saarbrücken, ha fatto un dottorato invece presso l'Università di Münster, è specialista anche del rapporto tra fotografia e letteratura, ha studiato la letteratura dell'epoca anche di Goethe, che lo qualificava in modo particolare naturalmente per la Villa Bigoni. Anche stimolato dalla esperienza di Kiev, ha cominciato a studiare ancora più approfonditamente la letteratura cosiddetta trasculturale in lingua tedesca dello spazio post-sovietico. Questo è proprio l'oggetto della ricerca negli ultimi anni. Ha pubblicato una serie di saggi e libri anche su questo tema, dove si tratta sempre di un confronto, o spesso in chiave comparatistica, ma soprattutto di dedicarsi a questa nuova lingua che viene fuori, in queste zone post-sovietiche, ma anche in mondi culturali post-sovietici. E oggi parleremo in modo particolare del nuovissimo libro che è stato pubblicato come e-book e porta questo splendido titolo Transgermania, il superamento del monolinguismo nella letteratura tedesca contemporanea. Io vorrei precisare la declinazione che ho scelto del concetto di trans, come lo intendo io. L'hai già anticipato, letteratura contemporanea transculturale di lingua tedesca, proprio per delimitare il campo. E visto come si intende trans in questo caso, è una letteratura o una poetica che emerge dall'esperienza biografica di persone nate, io direi, sotto altri accenti, no? Che hanno un altro retroterra culturale e linguistico e che nel corso della propria vita si sono trasferiti in Germania in seguito a vicende che in parte sono drammatiche, in parte sono legate a sconvolgimenti geopolitici e la loro letteratura riflette questo momento di passaggio, che è espresso appunto dal trans. Trans può essere inteso come fra le culture o attraverso, attraversare una cultura. E la declinazione in particolare che mi interessa
e deriva da suggestioni teoriche degli studi postcoloniali. Cioè, in particolare, vorrei citare un solo nome, un grande studioso, Homi Bhabha, di origine indiana, parla del momento di passaggio da una cultura a un'altra come un momento di traslazione, di translation, e quindi un momento di riflessione critica sia sulla propria identità di partenza che sulla identità della cultura che accoglie. E non è un caso che usi il termine translation, che appunto significa traduzione, proprio perché il momento linguistico è al centro della poetica e della riflessione degli autori di cui mi occupo. Ecco, una brevissima riflessione sul titolo. Molto, molto bello, molto interessante, perché sembrerebbe al contempo che non solo, diciamo, questi autori, le autrici che arrivano in Germania e si devono in qualche maniera devono familiarizzare con questa lingua che non è la loro lingua madre, Muttersprache, ma forse è anche per i tedeschi un momento di apertura, di andare appunto anche loro un po' trans Germania. Esattamente questo, cioè è la doppia prospettiva sulla cultura che emerge dai romanzi e dai racconti di questi autori e autrici, perché sono molte autrici. Io in particolare mi sono occupato di un case study legato alla mia esperienza di Kiev, no? E infatti questo libro è nato nel 2019, credo, quando ero ancora a Kiev. Io sono stato a Kiev fino ai giorni prima della guerra, se volete magari torneremo su questa, su questo aspetto biografico. E in quel contesto ho iniziato ad appassionarmi, nel contesto della docenza all'università, ho scoperto tutta una realtà letteraria legata in particolare ad autori di origine ebraica che a seguito della implosione dell'Unione Sovietica all'inizio degli anni 90 si sono trasferiti nella Germania Ovest e anche in parte nella Germania Est negli ultimissimi mesi di vita della DDR, su invito, fra virgolette, della Repubblica Federale Tedesca. In un'ottica che è stata definita Symbolpolitik, si voleva concedere a cittadini di origine ebraica di iniziare una nuova vita in Germania, e io ho trovato questo caso particolarmente interessante in relazione all'identità. Riflettiamo sul fatto che sono autori e autrici di origine ebraica con un retroterra di ebraismo anche represso, perché non dimentichiamo che anche nell'Unione Sovietica ci sono casi di antisemitismo e di discriminazione, giungono in Germania e si confrontano con una nuova identità, tra l'altro legata in qualche modo linguisticamente allo Yiddish, per esempio, e costruiscono e portano con sé un'identità ebraica e un'identità sovietica. Quindi bisogna essere laici, non è facile essere obiettivi in questo periodo, perché per quanto riguarda quello che è successo, io non ho difficoltà a condannare questa guerra come guerra di aggressione di una parte su un'altra. Però chi vive lì ha anche un osservatorio particolare su alcuni aspetti, su alcune eredità post-sovietiche che in un paese come l'Ucraina sono visibili nella vita universitaria. Si nota che la vita culturale si è orientata per molto tempo verso Mosca e quindi anche il sistema formativo risente di un aspetto collettivo. Bisogna osservare anche che il pensiero critico non viene stimolato particolarmente, tutta una concezione di università che ha aspetti positivi e esotici per quanto mi riguarda, ma che sicuramente è un settore importante su cui l'Ucraina deve investire per rifondarsi come paese europeo. Una sfida importante. Poi dal punto di vista personale potrei raccontare, lo dicevo all'inizio, poco prima dell'intervista, ho vissuto i momenti drammatici poco prima dell'invasione, situazioni veramente surreali, e dal punto di vista umano, essendo un docente, secondo me il nostro dovere è sostenere moralmente anche questi ragazzi che hanno la sfortuna di essere passati dalla
didattica online del coronavirus alla guerra, immaginate. Quindi è un lavoro di sostegno anche psicologico. Lascerei la parola a Annalisa, che ringrazio ancora di partecipare a questo nostro colloquio, per fare un'altra domanda a te, Michele, se permetti. Molto volentieri. Grazie mille, Cristiane, grazie al professor Vangi per questa opportunità, per poter partecipare a questo colloquio ricco di riflessioni così, così interessanti. E vorrei soltanto commentare brevemente la sua riflessione. Io come giovane mi sento comunque di ringraziarti per la sensibilità nei confronti di una generazione che forse ha subito più di altro l'impatto della crisi consecutiva tra la pandemia e appunto la percezione comunque passiva di un conflitto così, così aggressivo. Per ritornare invece al tuo libro e riprendere il discorso del plurilinguismo, vorrei chiederti che cosa si intende specificatamente per testo letterario plurilingue nella tua pubblicazione. Quale interpretazione daresti a questo concetto? Grazie Annalisa per la bella domanda e per la bella riflessione. Io, quando si parla di testo letterario plurilingue, di solito si pensa a virtuosi della letteratura come Nabokov o come Joseph Conrad, capaci di esprimersi a livello eccelso in lingue che non sono le proprie. Io intendo il plurilinguismo in maniera diversa, nel senso che mi occupo di autori che scrivono prevalentemente in una lingua, che è il tedesco, ma hanno come, ecco, per usare un termine linguistico, sostrato, un'altra lingua, un'altra madrelingua, che molto spesso è il russo, ma può essere anche l'ucraino, e questo sostrato possiamo dire, riverbera in modo implicito o certe volte esplicito sulla superficie del testo letterario tedesco, attraverso le forme più diverse. Cioè, può essere una riflessione sulla lingua, può essere un gioco di parole, può essere una contaminazione fra il russo e il tedesco. Una domanda successiva potrebbe essere, visto che poi l'oggetto della tua analisi si amplia e si estende dall'ambito più generale del plurilinguismo a quello specificatamente del fenomeno del plurilinguismo e del multilinguismo nell'Unione Europea. Ecco, su questo aspetto, sul quale noi ovviamente ci interessiamo particolarmente in quanto osservatorio delle dinamiche europee come Villa Vigoni, vorresti aggiungere qualche commento? Sì, io cerco sempre, da studioso di letteratura, di spaziare, di coinvolgere discorsi extraletterari, e ho cercato di approfondire questo mito del multilinguismo europeo. Cosa significa? A partire già dagli anni 50 ci sono documenti del 56, credo, del Consiglio europeo, che incoraggiano i cittadini europei a imparare le lingue degli altri paesi. Quindi l'Europa viene sempre raccontata come spazio di grande diversità linguistica e culturale, in un'estensione geografica relativamente limitata, no? È quello che contraddistingue il nostro continente. Tuttavia, questo discorso, questo incentivo a imparare, non so se ricordate, ci sono dei documenti della Commissione europea che incoraggiano ogni cittadino a imparare, oltre l'inglese, un'altra lingua, di una seconda lingua di un altro paese europeo. Tutti questi buoni auspici e questi incentivi positivi cambiano radicalmente, secondo me, a partire dagli anni 90 e giorni nostri, con le crisi migratorie. Cioè, l'Unione Europea, la Commissione Europea in particolare, inizia a rapportarsi alla questione dell'accoglienza di persone provenienti dal sud del mondo o dall'est Europa. Risolvere il problema linguistico significa accogliere, significa avere traduttori, ma nello stesso tempo significa anche integrare a livello linguistico chi è nato nel paese di arrivo, no? E quindi c'è un cambio di paradigma,
e c'è un incoraggiamento all'inclusione, per esempio, non solo incentivando, ovviamente, per esempio, prendiamo l'Austria o la Germania, ci sono politiche che incoraggiano naturalmente l'apprendimento del tedesco per alunni di seconda e terza generazione, ma anche cercare di non reprimere l'identità di provenienza del bambino, del ragazzo che parla a casa un'altra lingua. Quindi dare valore alla diversità favorisce l'integrazione. Buoni propositi dal punto di vista teorico, dal punto di vista pratico il sistema formativo, io penso non solo tedesco o austriaco, ma di diversi paesi europei è ancora impreparato a questo tipo di realtà, la società sta crescendo, è anche comprensibile una fase di adattamento e gli autori di cui mi occupo riflettono anche su questo fenomeno. Esisterà ancora una lingua che più o meno la maggior parte delle società saprà parlare, sia anche ibrida, ma che comunque sarà una lingua comune, o ci saranno tutte queste forze centrifughe e anche con tutta la buona volontà della ibridità poi si perderà la capacità del linguaggio, della lingua come mezzo di comunicazione? Guarda, mi poni una domanda veramente da $1 milioni, è veramente complessa e stimolante. Non essendo un linguista mi riesce difficile prospettare uno scenario. Chiaramente i fenomeni di ibridazione sono già presenti nella lingua tedesca e si possono osservare ogni giorno, no? E nell'inserimento non solo di parole, per esempio, di origine turca nel tedesco, ma nei gerghi, nei linguaggi gergali, nelle traduzioni. Tu sai che ci sono delle parole dell'anno ultimamente, no? Mi pare una parola è Ehrenmann, no? Sei un uomo d'onore, perché viene dal fatto che i ragazzi di origine turca dicono: ah, tu mantieni la tua parola Ehrenmann. Per esempio, questa parola che adesso è entrata nel linguaggio colloquiale tedesco. Questi fenomeni continueranno sicuramente, ma io credo, non potendo fare un pronostico, ecco, di una lingua del futuro, io credo che sarà difficile che si affermi una lingua ibrida, che comunque le lingue nazionali continueranno a essere la chiave dell'integrazione nei paesi europei con una certa giustificazione, ecco. Ora, tornando alla crisi ucraina, oltre 1 milione di persone dall'Ucraina sono arrivate dall'inizio della guerra in Germania. Io posso toccare con mano la difficoltà dell'integrazione legata al linguaggio. Allora, le persone con una marcia in più dal punto di vista linguistico, che non solo conoscevano l'inglese ma anche il tedesco, le persone più giovani, ce l'hanno fatta, no? Sono riusciti a integrarsi. Le persone invece che non conoscevano lingue straniere, perché è il caso di molte persone che vivevano in Ucraina, non ce l'hanno fatta, sono dovuti ritornare. Ecco, questo fa capire come sia una chiave fondamentale, che la volontà di apprendimento di una lingua sia in realtà una grande sfida di plasticità mentale. Alla fine del libro cerchi di tracciare un bilancio che sia definitivamente provvisorio su Transgermania, e spaziando anche qui, facendo dei tentativi appunto di ampliamento e dei tentativi di connessione tra le crisi geopolitiche dell'Est Europa, quindi naturalmente con riferimento all'attuale conflitto in Ucraina, e una nuova letteratura delle crisi. Ecco, in quale senso vedi una connessione tra questi due aspetti, tra questi due fenomeni? Sì, io ho intitolato l'ultimo capitolo del libro, un po' ironicamente, un bilancio definitivamente provvisorio, proprio perché non è possibile ancora fare un bilancio. E Transgermania è un subcontinente che stende i suoi confini. Voglio dire, io all'inizio volevo chiamare il libro Transgermania con la traslitterazione del toponimo Germania, Deutschland, in russo, si dice appunto Germania,
Ma poi ho capito che sarebbe stato delimitare a una area geografica questo nuovo continente della letteratura, passatemi il termine, e tutto lo spazio che con una parola generica in Germania veniva definito Ostblock, quello spazio che gravitava intorno all'Unione Sovietica, ma appunto anche ai paesi del Patto di Varsavia, è uno spazio che è diventato particolarmente interessante per la letteratura e mi sono chiesto perché, no? In questo spazio rientrano autori provenienti, nati in Ungheria, ma anche nell'ex Jugoslavia, Serbia, Croazia. Ce n'è uno particolarmente popolare in questi ultimi anni, Sasha Stanisic, che ha scritto ultimamente un romanzo che si chiama Herkunft, Origine, che io consiglio. Mi sono accorto che autori provenienti da questa realtà, che secondo me dal punto di vista geopolitico, la direttrice, ecco, cosa ha prodotto la implosione o esplosione, a seconda dei punti di vista dell'Unione Sovietica, ha prodotto non solo crisi economiche, crisi geopolitiche che dalla guerra dei Balcani degli anni 90 ci portano all'ultima guerra in Ucraina, ma ha prodotto, non dimentichiamocelo, grandi flussi migratori. Pensiamo a una città come Vienna, che è sempre stata una porta. Vienna è quasi diventata una città slava, no? Tanto è forte l'elemento proveniente dal mondo balcanico. E che cosa succede? Io credo che questi autori siano particolarmente inclini, proprio per la realtà biografica vissuta, a riflettere sulla tematica del nuovo inizio. Io vorrei ringraziare, questo progetto è nato dalla collaborazione con l'Università di Genova e in particolare ringrazio la professoressa Nicoletta da Crema che ha sostenuto, ha creduto in questo progetto e come hai accennato tu, il libro è scaricabile, quindi completamente gratuito dal sito della Genova University Press, GUP, Transgermania, è facile da trovare, lo sarà ancora per poco tempo, stiamo programmando una nuova edizione cartacea, però inviterei tutti, mi farebbe piacere, a leggerlo, scaricarlo.